Ciao a tutti, faccio questo video intro breve breve che mi complicherà alquanto il montaggio, però sento l'esigenza di farlo per ringraziare tutti quelli che nel video precedente che vi metto adesso, no, il dito fuori campo, quindi lo metto, per ringraziare tutti quelli che nel video precedente mi hanno dato supporto, però non me ne vogliate, una menzione speciale va a Chef Nunzio. Perché Chef Nunzio mi ha praticamente aperto casa senza conoscermi e ho aspettato di fare i biglietti per dirvelo. Saremo insieme, non chiedetemi dove perché io devo rispettare la sua privacy e quindi io lo volevo ringraziare pubblicamente, pur nel rispetto insomma di questa informazione, e vi lascerò il suo canale nell'info box anche se abbiamo già moltissimi iscritti comuni. Così se qualcuno non lo conoscesse ancora, volesse leccarsi un pochino i baffi e magari, non lo so, alimentare la mia gratitudine iscrivendosi anche al suo canale o visitandolo, lo può fare. Quindi nel box info vi lascio il canale di Chef Nunzio. E adesso smetto di parlare e vi lascio il video. Ciao ragazzi, allora sto girando questa particella introduttiva per dirvi che dopo tanto, come potete vedere dal titolo, riporto un gameplay di The Sims 3. So che vi piace poco, però dai, poche volte al mese si può sopportare, al mese, all'anno volevo dire, vabbè. Cercherò di mettervelo il prima possibile, e non fare come l'altra volta che ho perso il video. C'è di buono che i salvataggi stranamente sono rimasti alla parte che ho perso, cioè voi l'ultima cosa che avete visto è il matrimonio, era nato anche un bebè, la nascita del bebè si è cancellata, quindi la rivedrete. La brutta notizia è che per la prima parte non sono riuscito a settare l'audio, quindi vi dovrete assorbire il mio voice over, poi a un certo punto, a forza di essere tosto, anzi di essere testaccia dura più che tosto, sono riuscito a settarlo e tornerà la mia voce anche se sarà un po' altina forse. E in quel caso lì cercherò di intervenire sul volume. Quindi basta, smetto di parlare e vi auguro buona visione, sperando che qualcuno lo guardi, visto che l'ultimo è andato malissimo. Allora, i neosposini desideravano tanto andare al festival estivo e ce li ho portati. Qui Marzia, anche se si vede e mi sembra malissimo, si è messa a socializzare con un tipo perché, non pensate male, ma veramente io faccio fatica a fare amicizia a sti sim, quindi sta chiacchierando con questo tizio. Ho lasciato il gioco a velocità normale, però dai, non durerà troppo. Fra poco arriverà anche Lars, mi pare si chiami il marito, sì, Lars, ecco, non mi ricordo manco i nomi dei sim. Sì, dopo arrivo. Quindi sta socializzando con questo tipo, io chiedo sempre anche se è singolo e del segnato legale, perché con le interazioni amicali da sole non ce la facciamo. Ma allora, tutti adesso. Quando tutti e quando nessuno, sapete, no? Mi sa che ci metto anche la musichetta perché. No, no, invece non ce la metto, solo in alcuni punti. Continua a chiacchierare con il tipo, ma ecco Lars, lo stavo aspettando, lo stavo aspettando. Frega da un cesto di pink perché ha fame, ecco. Però non gli va bene che la moglie parli con un tipo, infatti sta cosa mi ha fatto
troppo ridere lì per lì, in realtà l'ho fatta poco, ma appunto siamo tornati a casa. Stavo per mandarli a letto quando, se non mi ricordo male, si è messo anche a piovere, quindi io a un certo punto smetterò di parlare, andrà via questa luce psichedelica senza quale non si vedeva nulla, e vi metterò una musichetta per Marzia godrà poco il dormire al coperto perché c'è una notizia, è incinta! Yeah! Sto controllando un attimo i desideri dei Sims e scopro che Lars vuole una femmina, mentre Marzia vuole un maschio. Io voglio un maschio. Allora, a partire da questo punto dovrei essere riuscito a risolvere il problema della voce, non posso dire della webcam perché in anteprima mi sembrava enorme, ma detto ciò, vi prego, accettatemi così. La cosa che volevo farvi vedere è quanto è bella Marzia con la panciotta. Sto coso dovrebbe essere l'abito per uscire all'aria aperta? Non ho capito, cioè, il disagio degli abiti casuali. Quanto bella però. Vabbè. Ho pensato che noi potremmo andare a fare una piccola spesuccia. Dovete sapere che in The Sims per far nascere i maschi bisogna mangiare 3 mele. Siccome Lars sta dormendo, noi andiamo a comprare le mele. Con i pochi soldi guadagnati. Allora, visto che hai giusto un po' di fame, no? Prima di andare a dormire devi papparti le mele. No, no, non pigli lo svenimento, no, grazie. Mangiamoci le mele. Mangia, mangia e mangia. Su, su, collaborativa ragazza, su. Ricky, Snurgleaky. Dopo che ho mangiato tutte e 3 le mele potrei andare a letto. Promesso. Ok, ora mantengo la promessa. Viste le scarse finanze, visto che sta per arrivare un pupattolo, che speriamo sia maschio, abbiamo accettato di riparare il televisore della vicina. Io ho una paura boia perché ho paura di prendere la scossa. Però la vicina paga e questa cosa non si può sottovalutare, visto che le finanze sono poche. Ci vediamo, spero, a televisore riparato e spero con Lars ancora vivo. Se non succede altro, ovviamente. Allora, come potete vedere, il nostro Lars è stato promosso a procuratore di spezie, da sguattero a procuratore di spezie. Questo ha comportato un piccolo aumento e come premio, prima di restituire la televisione e guadagnare altri soldini, gli do una bella doccia. Abbiamo restituito la televisione senza morti e le finanze sono aumentate, però non so se basta per una camerina. Io volevo farvi vedere il panciotto, che è qualcosa di meraviglioso, ormai siamo agli sgoccioli, credo però che non sia più di uno, meno male, perché i soldi sono pochi. Mi è preso un colpo, perché in un momento in cui proprio non me l'aspettavo, mentre Lars stava preparandosi un'urgente cena, si sono rotte le acque a Marzia. Come potete.
come potete più o meno vedere da qui, e io ho deciso di farla partorire in ospedale perché a volte non so, ho provato poche volte in parto in casa e ho paura, quindi andiamo all'ospedale. Forse lo ucciderò da qui, non lo so cosa farò. È un maschio e mi sono ricordato il nome che gli avevo dato nel precedente salvataggio, gli diamo lo stesso, si chiamerà Alessandro. Scegliamo anche tratti li voglio a caso. Emotivo e nevrotico, wow, praticamente è uno sclerato, però ok, lasciamoglieli. Lo voglio far vedere un attimo perché poi sto video iper sofferto finisce qui, io sistemerò un paio di cose che voi non vedrete. E al prossimo video sarà tutto sistemato, ecco. Piccola visuale di Alessandro in braccio alla mamma col padre che sta cercando di, non lo so, di possederla in qualche maniera per qualche bug. Possederla in senso intendo quasi demoniaco. E io vi saluto. Dopo questo sofferto video che cercherò di ridurre al minimo. Spero qualcuno se lo guarderà anche se so che è una serie che piace poco. E no, niente, noi ci vediamo al prossimo. Ciao.